Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e bentornati su Teardown. Oggi completiamo la campagna principale in una mappa completamente allagata. Citiamo poi una gara di auto scoprendo addirittura di poter volare, sfuggiamo ad un elicottero da guerra e testiamo anche la distruzione di un ponte come non l'avete mai vista. Ragazzi, restate fino alla fine perché è successo di tutto. Buona visione! Buon uomo, mi scusi, io capisco tutto, però voglio dire, sono un fighettone che butta giù gli edifici con i lanciamissili, le bombe, che viene inseguito dagli elicotteri che gli sparano, fottesiga, lui porta a termine la missione. E nonostante tutto questo, mi sto costruendo una macchina rosa. Cioè, di tutti i colori che potevo scegliere, rosa. O anche il protagonista di questo gioco è daltonico come il DeLong Gamer, perché se no non capisco. Ma vabbè, dettagli. Ho visto peraltro che ci siamo comprati addirittura il bulldozer. Cioè, guarda che roba! Ma è il veicolo più potente, più resistente e più devastante di tutto Teardown. Di solito ti tratta le pareti di casa come fossero burro. Lui te le trapana tutte e nel giro di pochi secondi non solo ti ha invaso l'appartamento o la fabbrica in questo caso, ma ti è passato da una parte all'altra. Guarda, guarda, senza un minimo di rispetto. Lui passa, lui fottesega, dove vuole andare, va. Guarda che roba, guarda che roba. Distrutta tutta la cancellata così, in 10 secondi. Ma vabbè, perfetto. Ora che abbiamo fatto le nostre opere di devastazione, possiamo vedere di intraprendere le ultime missioni. Ci hanno anche pagato molto bene e ci danno anche altri $3000. Non so nemmeno cosa farmene di tutti questi soldi, porca di quelli per porca. Allora, prima di andare alle missioni, vediamo un po'. Credo che dobbiamo potenziare quasi nulla. È quasi tutto potenziato al massimo. Ecco qua, la pistola, possiamo aumentare i danni e il resto dei soldi sono tutti guadagnati. Allora, dobbiamo tornare alla Lee Chemicals. Lo scorso episodio abbiamo fatto esplodere la diga e sì, ci sono state delle conseguenze. Perché adesso la zona è stata completamente abbandonata, dato che è stata sommersa dalle acque. La poliziotta ci manda lì ancora una volta a recuperare una marea di prove incriminanti contro lì. Ma proprio tante prove incriminanti, signore. Oh mio Dio! Quando dicevano che la zona era rimasta allagata, non scherzavano! Guardate che roba, fa stranissimo! Quello è l'ufficio! Non ci credo mai nella vita! È tutto sommerso dall'acqua! Di solito parcheggiavamo fuori dalla proprietà. Fammi vedere. Fa che roba! Noi parcheggiavamo qua. Oh mio Dio! Qua c'era la strada. No, no, è tutto stato sommerso. Allora, per completare praticamente la missione, dobbiamo recuperare 5 prove compromettenti che sono sparse per tutta la mappa. Il problema è che, essendo tutto allagato, ci muoveremo molto lentamente. Alcune prove si trovano all'interno di un camion, altre alla centrale elettrica. E vabbè, ok, questa è la barca più veloce di tutto il gioco. Vediamo un po' se è ancora funzionante. Sì, pare proprio di sì. Ah, sprinta via anche troppo rapidamente. Ok, in teoria non mi serve praticamente a nulla se non per condurmi al camion, che a quanto pare ha perso parte del suo carico. E ecco qua quello che ci serve. Si muove anche troppo. Vediamo per adesso di bloccarlo con le tavole di legno, altrimenti sapete molto bene che mi sfonderà il camion muovendosi avanti e indietro. La mia idea è molto semplice: dobbiamo portare il camion il più vicino possibile alla centrale elettrica, così possiamo partire da qua e poi vedere di fare un percorso. Probabilmente avremo bisogno delle tavole di legno in modo tale da raggiungere tutti i vari obiettivi in una volta sola. Allora, vediamo un po' se riesco a guidarlo sto cavolo di camion. Ok, ti prego, dimmi che riusciamo a girare. Aiuto. Ok, sterza. Bravo, piccolino. Non troppo, che sennò ti capotti. Ok, è incontrollabile. Oh, il lag è forte, sincero. Aspetta un secondo. Perfetto. Vediamo di avvicinarci il più possibile. Abbiamo subito un pochettino di danni, ma vabbè, oddio, mi sono impantanato di brutto. Ok, cerchiamo di incastrarci praticamente contro la centrale elettrica. Aiuto, sono caduto in acqua, ma credo che sia la tattica vincente. Aspetta che cerco di passare in mezzo alla natura. Così facendo possiamo vedere di recuperare al volo questo. Vediamo un po'. Dall'alto lo dovrei poter prendere. Ora non mi resta che utilizzare il fucile per capire dove si trovino i prossimi documenti compromettenti. Perfetto, eccoli là. Il che vuol dire che non devo fare altro che mettere una tavola di legno. La agganciamo al camion e possiamo arrivare qua sopra in men che non si dica. Aspetta che tolgo un po' di detriti, altrimenti più avanti mi intralceranno non poco. Perfetto, poi possiamo uscire tranquillamente da qui e dobbiamo raggiungere l'altra struttura che si trova dall'altra parte della diga. Forse possiamo passare sopra la diga e arrivare direttamente lì. Guarda, facciamo una cosa semplice, buttiamo giù questo e poi non devo fare altro che saltare. Perfetto, e correre qua sopra. Ottimo. Allora, probabilmente sto per fare una boiata. Sventriamo l'intera parete con un colpo del lanciarazzi. Oh,
Ecco lì le prove di cui abbiamo bisogno. Oh, probabilmente le possiamo anche prendere al volo. Vediamo un po' che non cado di sotto. Ma sì, le possiamo prendere al volo e continuare in questa direzione, perché le prossime si trovano qua dentro. Provo a sparare anche contro quella parete. Ok, sembra aver funzionato. Perfetto. Allora, credo che dobbiamo farci un percorso utilizzando le tavole. In teoria dovrebbero galleggiare. Vediamo un po'. La risposta è sì. Più o meno dovremmo riuscire ad agganciarle le une alle altre. Ok, in modo tale da arrivare pian pianino. Perfetto, da quest'altra parte. Questa l'agganciamo il più alto possibile. Dimmi che si aggancia lì. Ma porco cane. Ok, ci ho voluto qualche tentativo, ma adesso potete vedere che possiamo tranquillamente entrare all'interno della struttura. Oh, i documenti si trovano al piano superiore. Proviamo a sparare col fucile. Ok, piano. Oh, non si è staccato il cavo dell'allarme. Quindi quando arriviamo li possiamo prendere al volo. Allora, il prossimo obiettivo da raggiungere è questo molto probabilmente. Ma ce ne sono due anche qua sopra. Allora, faccio una cosa un po' rischiosa. Vorrei tentare di raggiungere il tetto. Pertanto, vediamo di mettere una tavola. Ok, così possiamo tranquillamente arrivare qua sopra. Più tetto. Vediamo di proprio arrivarci di prepotenza. E dobbiamo entrare là. Perfetto, vedo effettivamente i documenti che lampeggiano. Ecco qua, facciamo un pochettino di danni, ma non troppi, in modo tale da mettere un'ulteriore tavola di legno. Olè, che possiamo portare verso l'interno. Ovviamente si doveva sminchiare anche questa. Aspetta che provo a raddrizzarla. Raddrizzati, bastarda. Ok, decisamente molto meglio. Quindi non dobbiamo fare altro che entrare qui. Avviciniamo magari il tutto. Poi torniamo fuori e direi che possiamo tranquillamente passare dai tetti. Perfetto, poi scendiamo sul tubo. Potrei forse arrischiarmi a mettere una bomba, sperando che non mi faccia esplodere il tubo. Ti prego, non far esplodere il tubo. Oh, ho fatto saltare perfettamente la parete. Cosa vuoi di più dalla vita? Allora, i documenti si trovano direttamente qua sotto e i prossimi si trovano da quest'altra parte. Quindi non dobbiamo far altro che prendere il fucile, aprirci una nuova parete o via d'uscita, che dir si voglia. Poi facciamo una breccia dall'altra parte. Perfetto. E oh, aspetta, c'è una barca. Non me l'aspettavo in effetti. Allora avvicinami un pochettino questo. Salviamo anche, perché vorrei evitare di dover rifare tutto. Quindi possiamo salire a bordo della barca. Oh, possiamo portarla verso l'esterno. Allora dammi un secondo e vediamo di... È un po' rischioso far saltare. Ok, il muro, in modo tale che così danneggiamo molto di meno il nostro veicolo. Piano. Ah, io ho fatto danno. Perfetto. Aspetta, così facendo possiamo tranquillamente portare la barca molto più vicina al nostro veicolo per la fuga. Disboschiamo un attimino la zona. Ok, decisamente molto più semplice. Possiamo comunque correre lungo quel tubo. Dicevo, basta che colleghiamo una trave da qui fino al tetto, così che possiamo arrivare lì tranquillamente. E poi un'altra trave, ecco qua sarà più difficile, da qui fino a qua. Dimmi che l'ho messa, dimmi che l'ho messa. Più o meno perfetta. Guarda, mettiamone giusto un'altra di sicurezza. E ovviamente sono caduti in un buco. Ok, una volta arrivati al nostro veicolo per la fuga, non dovremo far altro che recuperare un'ulteriore serie di documenti che... ma si trovano qua dentro, è facilissimo. Mi arrischio magari a mettere una piccola delicatissima bomba, se non faccio scaldare tutto. Ma che spettacolo! Quindi arriviamo qui, mettiamo un'altra trave perché ho fatto decisamente troppi danni. Prendiamo questi che li possiamo avvicinare delicatamente, ed evitando di cadere come un pirla, perché sapete bene che ce la farò, possiamo vedere di tornare indietro, saltare a bordo della barca e fuggire da qua. Ammetto che fare la mappa completamente sommersa è stata una genialata davvero incredibile da parte degli sviluppatori. Allora, madre natura, spostati, che il The Long Gamer deve fare il fighettone di turno. Ok, teniamo fuori il fucile in caso di necessità. Il mio corpo è pronto. 3, 2, 1, via. Non posso sbagliare neanche un salto, perché il tempo è veramente rosicato. Dobbiamo farci il giro dell'intera maledettissima mappa. Allora, il salto che mi preoccupa di più è il prossimo, perché devo recuperare la scatola al volo. E se non salto bene, siamo nella M più totale. Ok, vai, 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 vai. Perfetto, presa. Ah, ne abbiamo fatti solo 3 su 8. Ok, evita di toccare l'acqua. Ottimo, 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 ottimo. Prendimi anche questa. Aspetta che qua si è girata la tavola. Dannazione, si è girata la tavola. Ok, ho perso una frazione di secondo, ma niente di che. Salta dentro, prendi questo, gira e torna di sopra. 25 secondi, siamo un po' strettini. Mi sa che avrò bisogno di più tempo. Oh, 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 oh. Questo potrebbe essere... Oh, un problema! Ok, sono caduto di sotto, ma non è gravissimo. Perfetto, prendi anche questo.
14 secondi. Non ce la faccio. Ho bisogno di almeno un secondo in più per prendere. Anche l'altra, vediamo un po'. Ci provo. 5 secondi, 4 secondi. Oh mio Dio. Oh mio Dio, 6 secondi. 2 secondi. Un secondo. Sale a bordo. Come ho fatto? Come ho fatto? Credo 0.1 o 0.0. 0.1 secondi. Oh mio Dio. Me la sono sudata anche troppo. Come l'inseguimento? Mi stanno ancora inseguendo con l'elicottero? Quindi non è finita. Oh no. Oh, molto male. Aspetta un secondo. E la barca si è già arenata male male. Allora, proviamo a scendere a terra. E deve essere il solito elicottero che ci spara tantissimo. Sì, è chiaramente lui. Ok, sali a bordo dell'auto. Vai, vai, perfetto. Quindi ci troviamo nel bel mezzo di un paesello. E dobbiamo raggiungere un altro veicolo per la fuga. Sì, vabbè. Vabbè. Mi ha praticamente distrutto la macchina. Aspetta un secondo. Che casino. Aiuto. C'è il passaggio livello. Ok, esci dal veicolo. Visto che non è a tempo, dammi un secondo che mi rintano. Apriti. Porco cane, mi sta crivellando di colpi il bastardo. Ovviamente non posso salvare, ma nulla mi vieta di abbattere qualunque cosa ci sia davanti a me. Perfetto, qualche gentile signore mi sta prendendo la via. Vai, spara tutto. Ok, corri, aiuto, prendi l'auto e corri. Ok, aspetta. Perfetto, siamo in piazza, siamo arrivati in piazzetta. Quando dove vado? C'è il fiume, buongiorno. Ok, aprimi un varco. Entra dentro. Ok, l'ansietudine assurda che non mi sta salendo. Perfetto, aspetta che c'è un'altra auto. No, è l'auto rosa, è la mia futura auto rosa. Corri, siamo in parte una pompa di benzina. Se mi esplode questa è finita. Vabbè, non vale. Non vedo nulla, non capisco niente. Corri Ciccio. Sono troppo ferito. Ecco la barca per fuggire. Ciccio salta a bordo del veicolo. No, da che ero arrivato. Che scemo, possiamo anche passare dall'acqua. Peccato che non posso utilizzare le armi. Come l'ho detto, mentre sono a bordo dei veicoli. Mi si è ritorta contro la tattica. Ciccio, se vuoi correre. Ah, porco cane. Ok, non si passa per il fiume. Ok, prendiamo il SUV questa volta. Perfetto, vai così. Vai di prepotenza, dannazione, mi sono impantanato male. Al diavolo, dai madre natura, non bloccarmi. Ce la faccio. Ecco il veicolo per la fuga, sali a bordo. Ce l'abbiamo fatta, ero in fin di vita. Ma ce l'abbiamo fatta, c'era anche la strada bloccata sulla destra, to be continued. No vabbè, ma io sta mappa me la volevo esplorare in tutta tranquillità, dannazione. Invece con l'elicottero che ti segue ti sale la peggio ansia. Beh, il gioco ovviamente è in accesso anticipato, l'ho detto più e più volte, quindi nei prossimi mesi di sicuro aggiungeranno nuove missioni. E fino adesso devo dire che è stata un'avventura davvero incredibile. No, grazie, non mi interessano i titoli di coda. Ho ancora un gigantesco episodio da registrare. In effetti, se proprio vogliamo essere onesti, c'è ancora una missione che io devo affrontare. Vabbè, nel frattempo con un punteggio di 94 siamo riusciti a level upare ulteriormente. E mi hanno dato ancora più soldi. 4.000 dollari per far cosa? Ma la cosa più inquietante è che siamo riusciti effettivamente a riparare l'auto rosa. Yay! Immagino la patata che riuscirò a rimediare con un veicolo del genere. Senti, fammi uscire di prepotenza. Vado a buttarla nel fiume. No, si è già bloccata. Ma che tristezza. Il primo giro di prova e l'auto è già andata. Senti, facciamo una cosa molto pratica. Riempila di bombe. Ecco qua, e poniamo fine alle sue e alle nostre sofferenze. Vi faccio vedere io cosa faccio con le auto rosa. Oh mio Dio, mi hanno dato anche il Monster Truck. Non ci credo mai nella vita. In verità è un veicolo abbastanza fragile, però è troppo figo, va ovunque. Vai Monster Truck. Oddio, aspetta. Magari in acqua vediamo di non andarci col Monster Truck. C'ha gli pneumatici che ovviamente sono giganteschi. Guardalo. Aspetta, ammetto è un po' difficile da controllare. Posso andare ad alta velocità letteralmente dovunque. Bellissimo. L'avevamo visto solo nella sandbox della mappa di lì. Aspetta, vediamo se riesco ad andare dall'altra parte. Ce la faccio. Vabbè, si scala tutto lui. Fotte sega, lui si scala tutto. Aspetta che ribadisco, è difficile comunque da controllare. Aiuto, telecamera, non ti sminchiare all'improvviso. Aia, ho incontrato il limite del mondo, no? Oh beh dai, non ci possiamo lamentare. Come potete vedere è un veicolo che si comporta davvero molto bene. Ok, scendiamo di prepotenza. Parcheggiamo brutalmente. Oddio, era così quando sono arrivato. Dicevo, ci manca ancora una missione, ovvero, neanche a farla apposta, la gara con le auto. Se vi ricordate, io l'ho saltata e a pie pari. Come parcheggio io pochi ci riescono, ci sarà un motivo. Pertanto dobbiamo ritornare a Villa Gordon e dobbiamo cercare di affrontare l'intero percorso in almeno
mi pare 30 secondi se ho letto bene, utilizzando una delle auto da corsa del signor Lee. Ma onestamente, affrontare tutto sto percorso in 30 secondi lo ritengo abbastanza improbabile. Ci sono anche dei checkpoint, dannazione, quindi non posso neanche citare. Ma tranquilli che un modo per citare lo trovo, scusate. Non mi fanno passare, porco cane, allora io entro di prepotenza. Ecco qua, la risolviamo pacificamente. C'è praticamente qualunque veicolo all'interno di questa mappa, ma ancora non ho trovato le auto da corsa, il che vuol dire che probabilmente le ha parcheggiate qua dentro. Oh, perfetto. Tutto calcolato, ragazzi, tutto calcolato, dicevo, perfetto. Ecco qua che ho trovato una delle auto da corsa. Allora, dobbiamo raggiungere ovviamente la partenza. Sì, ciaone. No, 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 ragazzi, è incontrollabile. Aspetta, allora, dobbiamo fare in meno di 30 secondi. Ah, ok, allora, vediamo di fermarci qua davanti. Ok, è partito il countdown. E, senti, proviamo in prima persona. No, in prima persona è una pessima idea. E, vabbè, e con che derapata non me lo dici? Aspetta. No, 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 incontrollabilissimo. Ok, abbiamo superato il primo checkpoint. Ok, sta andando meglio del previsto. Non accelerare troppo. Non accelerare troppo, no! Se non si fosse capito, questo gioco non è stato strutturato per fare gare di auto, ma per distruggere le cose. Aspetta, no, vi giuro. È come correre su ghiaccio. Ok. Vai. Perfetto, perfetto. In 30 secondi ce la faccio, in 30 secondi ce la faccio. E olè, nuovo record, 26.6. Ok. Per gli altri due obiettivi dobbiamo completare la gara in 25 e in 20 secondi? Ma voi siete scemi nel cervello? Cioè, a 25 ci arrivo? Anche perché ho rallentato un attimino sul tratto finale. Ma a 20 è praticamente impossibile. Il DeLong Gamer crede di aver capito come citare. Allora, se notate bene, i checkpoint sono sì bloccati lassù, ma sono anche collegati da un cavo all'altro traliccio. Quindi nessuno mi vieta di fare il furbacchione. Non tirare troppo il cavo. Perfetto. Ed in teoria di poter trasportare il suddetto checkpoint in un punto a me decisamente più comodo, facendo ovviamente attenzione a non tirare troppo il cavo. Lo posso ad esempio mettere, vediamo un po', direttamente dopo la partenza. Ok, facciamo una prova, salviamo ovviamente e proviamo a testare la nostra teoria. Se farà beep quando mi ci avvicino. Ok, si è acceso. Si è acceso, quindi possiamo citare alla grande, ragazzi. Ok, questo è il secondo checkpoint e la fortuna è dalla nostra, perché il traliccio si trova molto vicino alla parte iniziale della pista, il che vuol dire che lo posso spostare in un punto molto più comodo. Aspetta, ho fatto a mancarlo, ma vabbè, dettagli. Aia, mi sono anche fatto male. Oh, che ho fatto? Che ho fatto? Ho spiccato il volo! Buongiorno! Sono accadute cose! Oh mio Dio, cosa? Boia, è successo? E sono finito anche sotto la mappa. Questo non dovrebbe accadere. C'è peraltro uno strano veicolo sotto la mappa, ma vabbè, dettagli. Ci sono rimasto malissimo, vi giuro. Ok, facciamo che non lo faccio più. Però a quanto pare ho inventato un metodo di trasporto molto rapido. Allora, cerchiamo di metterlo un po' più avanti. Aspetta, non troppo, perché il cavo, come ho detto, non è lunghissimo, Lon. Il cavo non è lunghissimo, porco cane. E adesso si è spezzato. Senti, è l'occasione giusta per testare quello che ho appena fatto. Come ho fatto a farlo prima? Ok, ok, funziona. Funziona, aspetta. Aspetta, non troppo. E vabbè, I believe I can fly, ma popo un sacco. Nei commenti mi avevate detto di fare sta roba con le tavole, però anche con il resto degli oggetti funziona molto bene. Meraviglioso, meraviglioso. Perfetto, il secondo checkpoint l'ho messo qua, quindi praticamente non dovremo fare altro che andare avanti, far scattare questo checkpoint, tornare indietro fino ad arrivare a questo. E poi, ma questo è facilissimo. Non dobbiamo fare altro che abbattere anche quest'altro. Piano con quel cavolo di cavo. E lo metterò un cicinino più avanti ancora. Tuttavia direi che la tattica migliore è per l'appunto di utilizzare più di un veicolo. Devo vedere di cominciare a frenare prima, dicevo. Utilizzare più di un veicolo, perché se aspetto di riuscire a fare tutte le manovre, ciaone con la mia abilità di guida, se. Ok, non mi resta che provarlo assieme a voi, anche perché non ho fatto nessun test. Vai, ok, facciamo scattare il primo. Ora corrimi dall'altra parte, saliamo a bordo della seconda auto. Devo capire dove cavolo ho messo il secondo, aspetta un secondo. No, ti sei piantata male, bastarda di un'auto. Ok, secondo attivato, ora prendimi la terza auto. Perfetto. Ok, vai, 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 vai
Per quanto? 20.2, 20.2, però come potete vedere si può fare. Ok, tentativo numero 2, ho avvicinato il primo checkpoint e ho distrutto la parte di destra, così posso tranquillamente passare da un veicolo all'altro senza sprecare pezzo di secondi. Il problema è che c'è sta cavolo di cunetta erbosa che mi frega tantissimo. Perfetto. Ok, devo correre all'altro veicolo. Vai, 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 veloce, 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 veloce. Sali a bordo, prendi questo, ok. Ce la faccio, ce la faccio. E olè, perfetto. Record senza cittaggio, proprio legit al 100%. Guarda, per festeggiare salgo a bordo e spicco il volo. Vai! Aia, mi sono schiantato! No, ma dai, ma come? Ok, funziona comunque, funziona comunque. Vai, piccolo lon. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, non posso cambiare direzione, tuttavia. Mentre sono in aria. Olè, sono salvo, sono vivo. E per inciso, sono così imbecille che stavo per cliccare su ritorna alla mappa principale senza andare al veicolo per la fuga. Quindi non mi avrebbe conteggiato la vittoria, che ok, ottenuta in maniera completamente illegale. Pff, chi se ne... Ok, direi che è giunto il momento di tornare a casa. Perfetto, altri 3 punticini. Cosa vuoi di più dalla vita? È il bello che dalla regia mi dicono che se ne otteniamo altri 3 posso raggiungere il rango superiore, che probabilmente vuol dire che mi daranno ancora soldi. Per cosa? Madonna, quest'auto è ritornata di nuovo. Sparisci, oggetto immondo. Oh, molto meglio. Quindi, ricapitolando, all'interno della campagna principale del gioco non abbiamo altro da fare fin tanto che il gioco stesso non verrà aggiornato. Tuttavia, ragazzi, ho una piccola sorpresa per il finale. Ho scoperto che si possono scaricare delle mappe realizzate dagli utenti e le possiamo direttamente giocare noi. No, non sto scherzando, ne ho trovata una che è veramente assurda. Perché qualche pazzoide è andato a realizzare un intero ponte. Inoltre ho trovato anche dei comandi che mi permettono, quando sono nella sandbox, di svolazzare in giro. Guardate che roba, ha realizzato un intero ponte che possiamo all'occorrenza distruggere. Peraltro il ponte è sostenuto realmente dalle corde. Se noi le distruggiamo, il ponte comincerà a traballare ed infine a crollare. È una delle costruzioni più grandi che abbia mai visto. Purtroppo c'è poco e nulla al momento, ma vedo di essere fiducioso per i prossimi episodi. Allora proviamo ad esempio a distruggere i supporti e proveremo a vedere. Porco cane, è partita via male un pezzo. E dovremmo vederne delle belle. Oh mio Dio. Distruggiamo anche l'altra parte. Facciamo molta attenzione a non prenderci questo addosso. Ok, il ponte comincia un attimino a traballare. In teoria dovrei poter abbattere anche i supporti principali con un paio di colpi del nostro lanciarazzi. Vediamo un po'. O anche no, a quanto pare la fisica del gioco ha detto: col cavolo, a me della gravità non frega niente. Ok, ecco che viene giù, piano. Oh, 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 che botta di lag che non ha tirato. Aspetta, 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 tuttavia se mettiamo le bombe, un movimento sensual. Ciccio vai indietro, Ciccio vai tanto indietro. Oh, 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 ok, oh va giù tutto, oh va giù tutto, aspetta. Oh mio Dio, ancora riesce a reggere perché ovviamente ci sono i blocchi da questo lato. Fa veramente tanto strano. Dammi un secondo. Se io comincio a minare la sua resistenza, dovrebbe probabilmente staccarsi tutto. Ok, è andato giù. Oh mio Dio, ma è realizzato da Dio sta cosa. L'elasticità del ponte l'hanno sviluppata in maniera divina. Allora, ho resettato la mappa perché voglio fare qualche altro pazzo esperimento prima di passare alla distruzione totale. Vediamo di dividere il ponte in due parti per adesso. Piano, perfetto. Oddio, dimmi che non crolla tutto. Guarda che roba! L'effetto è davvero stranissimo. Per fortuna che le corde lo riescono a tenere su. Però potete vedere che pian pianino è come se le corde stesse si allungassero. E infatti il ponte si sta leggermente abbassando. Cosa succede tuttavia se distruggiamo i piloni di supporto del ponte stesso? Vediamo un po' come crolla o si accartoccia su se stesso. Poi intanto, beh, la fisica di sto gioco va a farsi benedire. Quindi può accadere letteralmente di tutto. Ok, è andata molto meglio del previsto. Oh, è venuto giù tutto. Bellissimo. No, davvero, il motore fisico di Teardown è qualcosa di incredibile. Cioè, fa laggare tantissimo il mio povero computer. Ok, ho resettato tutto perché ho un'idea ancora più malsana. Vediamo se distruggendo le corde lungo tutto il ponte la struttura riesce davvero a reggere. Secondo me... No, aspetta che mi prendo i cavoli di piloni in faccia. Oh, fai molta attenzione. Sta già traballando ma proprio un sacco. Per inciso, il gioco mi è già crashato un paio di volte perché deve gestire davvero troppe cose fisiche nello stesso momento. Ok, questi sono gli ultimi due e mi sa che ne vedremo delle belle. Vai. Oh, no, 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 decisamente il gioco non sta gradendo. Facciamo che torno indietro.
Ho genuinamente paura. No, traballa troppo. Vediamo un po' se tuttavia riesco ad arrivare dall'altra parte sano e salvo. Oddio. E ok. No, aspetta! Dovevo fermarmi prima. Per fortuna che posso volare. Ok, bastardone, stai reggendo meglio del previsto. Tuttavia, se poi il DeLong Gamer si mette a sparare anche i piloni, immagino che la situazione si potrebbe complicare. Ma giusto un attimino. Qua mi crasha tutto, abbastanza ovvio. Eccolo che viene giù. Oh, non ci credo. Riesce ancora a sostenersi come... Oddio. Lì intanto si stanno sbattendo le parti tra di loro. Ho detto così suona male. Ma ci siamo capiti. Come fai ancora a reggere il peso? È impossibile. Siamo chiari, il DeLong Gamer non accetta la sconfitta. Ok, ora ho distrutto un altro paio di piloni. E la struttura regge. Questo è l'unico ponte costruito molto bene in tutto il mondo. Ok, vediamo un po'. Oh, Dio, il framerate. Sono letteralmente precipitati i frame della mia partita. Va che roba però. Ok, utilizziamo il SUV e proviamo ad andare dall'altra parte. E sì, ci sono pezzi di ponte che volano in aria. Non discutete con la fisica di Teardown. La possiamo fare tranquillamente. Non ci credo mai nella vita. Ok, diamogli il colpo di grazia e vediamo di separare la parte finale del ponte. Oh, stavolta crasha, anche stavolta che crasha. Aiuto. Oh, no, vabbè. No, ancora sono in gioco. Misteriosamente sono tipo a un frame al secondo. Deve tipo gestire un miliardo di pixel, anzi di voxel allo stesso momento. Ma no, non penso che sapremo mai come tutto ciò va a finire. Ok, non è così male, sto recuperando qualche frame. Provo a girare la telecamera. Come potete vedere questa sezione del ponte è andata a farsi benedire. Ma il mio povero computer non ce la fa ad elaborare tutto sto popò di fisica in un solo momento. E non lo biasimo, ciccio. Restartiamoti, povero. Fatto sta che comunque il motore fisico di Teardown è una delle cose più affascinanti che ho visto nei videogiochi negli ultimi anni. Secondo me può venire fuori. Oh, come crolla. Aspetta. Qualcosa di interessante. Si sta staccando. Fammi tornare su. Mi sono caccato tantissimo. Oh, qua viene giù tutto. Ma sei scemo nel cervello. Prima non si è comportato così. È un motore molto più dinamico di quanto avessi immaginato. Facciamo che mi sposto completamente, perché qua mi cacco. Senti, diamogli il colpo di grazia. Perfetto, così che dovrebbe andare giù tutto. Non penso che le corde riescano a sostenere il peso. E le corde dicono non dirci quello che possiamo o non possiamo fare. Ok, come non detto, gli ho dato davvero il colpo di grazia. Aspetta che sono volato giù anch'io. Quindi le corde continuano a lavorare, va che bestia. Aspetta, saranno talmente tanti in trazione che appena colpisco questo, uom, parte verso il basso alla velocità della luce. E vabbè, potrei passare le ore a far boiate su sto gioco. Buono gente, io direi che allora per questo episodio di Teardown ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Purtroppo, come ho detto, di mappe create dagli utenti ce ne sono poche, o questa è effettivamente una delle più interessanti. Quindi quando troverò nuovo materiale oppure ci saranno degli aggiornamenti, ovviamente ritornerò in partita porca di quelli per porca e vedremo di scoprire tutte le novità. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo, spero prima possibile, in un prossimo episodio. Ciao ciao!